Grazie a voi. Grazie a voi per l'invito, grazie, mi scuso ancora per stamattina, ma è successo che non ci avevamo capiti probabilmente con sull'orario, ma non importa, ho avuto modo poi di seguire anche gli interventi, sono stati molto belli e ricchi da parte delle varie regioni. Io credo che per noi, per la Federazione Nazionale Stampa, che sta facendo proprio in questo periodo, ne parlavamo anche a tavola poco fa, una ricognizione sui gruppi di specializzazione per vedere quanti sono, come sono organizzati, spesso ci sono delle sigle dietro le quali non c'è, no, non c'è più niente. Per noi della Federazione Nazionale Stampa, in questa ricognizione è chiaro che l'UNAGA e i giornalisti che si occupano di agricoltura hanno un posto molto importante. E ce l'hanno per due fattori. Il primo perché, a differenza di tanti che sono solo sigle, qui non ci sono sigle ma persone, no? E dietro le persone ci sono delle competenze, dietro queste competenze c'è comunque una rete sul territorio che si può tranquillamente toccare per mano. Anche degli interventi che sono stati fatti questa mattina su quelle che sono le problematiche e le presenze nelle regioni da parte dei giornalisti che si occupano di questo settore. Ma la cosa importante è che, della quale noi ci rendiamo conto ormai, credo, in primis come cittadini, oltre che come giornalisti ancora di più, è che questo settore è diventato, con l'andare degli anni, un settore strategico per il futuro del nostro paese e dell'umanità in generale. Ormai si può parlare dell'umanità perché, insomma, nel localismo c'è sempre più una trasversalità che unisce i problemi che ci sono sui territori, sui terreni e sui suoli, come giustamente dice, no, la FAO nell'anno del 2015, l'anno internazionale dei suoli. Un suolo che può essere della Sardegna, può essere della Sicilia, del Piemonte, può essere del Giappone, può essere dell'Africa, ciascun diverso dall'altro, talmente diverso che una pianta ha un sapore diverso dalla stessa pianta coltivata a 150 metri, ma così importanti e con tematiche così legate tra di loro, che uniscono in pratica l'intero pianeta su questo tema, il tema del suolo, dell'ambiente, del cibo, di ciò che quindi viene coltivato, come viene trasformato, eccetera. Al di là del Forum 2015, su cui si è detto tantissimo e che vedremo quando poi sarà aperto, cosa produrrà, no, su questi temi, ci sono molte aspettative, e anche noi come cittadini e come giornalisti ne abbiamo, ma noi abbiamo il compito, e al di là appunto di Expo 2015, di continuare a parlare e a rappresentare questi temi con competenza perché ci sia conoscenza. Quello che oggi noi vediamo sempre di più, dalle scuole sino alle discussioni che si fanno all'interno di convegni specializzati, eccetera, è che la conoscenza è difficile su alcuni argomenti perché la materia è sempre più complessa. Quindi, ecco, essere divulgatori di queste materie è fondamentale, ed è fondamentale farlo con grande competenza e con grande capacità. Un amico che ho conosciuto anni fa, con il quale periodicamente poi ci troviamo quando vado a Torino, mi raccontava sempre di questa difficoltà a fare il giornalista quando devi sapere un po' di chimica, devi sapere un po' di agricoltura, devi avere la sapienza del contadino e contemporaneamente dello scienziato. Ed è difficile perché una volta bastava essere semplicemente, magari avere la competenza, la curiosità di parlare con l'agricoltore di un certo campo, di una certa campagna, di una collina delle Langhe, mi raccontava, e tu avevi la sapienza di questo mondo. Oggi non basta più, perché quella sapienza serve ancora per mantenere in vita quelle colline, faccio l'esempio delle Langhe perché quella che mi è venuta in mente ora, ma lo stesso discorso si può fare per la provincia di Trapani o le coltivazioni della pianura padana o del parmigiano-reggiano, vedo qui insomma. Quella sapienza va coniugata costantemente con la difesa da cose che arrivano da fuori, dalla chimica ad esempio, no?
l'uso che se ne è fatto in maniera spregiudicata per tanti anni. Noi come informatori, come giornalisti, come conoscitori per un po' di più dell'opinione pubblica e un po' di meno forse dei docenti universitari, ma in quella fascia intermedia in cui ci siamo collocati per tanti anni, abbiamo fatto, e la domanda che ci dobbiamo porre, è: abbiamo fatto quel salto di qualità per mettere insieme tutte le conoscenze possibili affinché i cittadini conoscessero quello che succedeva nelle campagne, quello che succedeva nei suoli, quello che succedeva sulle piante che poi andavamo a mangiare per il nostro cibo quotidiano, o quello che succedeva sottoterra e per la quale oggi, per esempio, ci sono intere zone delle nostre campagne che non hanno più acqua potabile nel sottosuolo, perché con la penetrazione, ad esempio, dei fertilizzanti, dei nitrati, no? Alcune falde acquifere, visto che l'acqua penetra a una certa velocità ogni anno, con l'andare degli anni, alcune falde acquifere sono inquinate, e sono inquinate per sempre. Ma lo sanno i cittadini di quella zona, di quell'ambiente, di quel mondo lì? Ecco, noi ci dobbiamo sempre porre questa domanda, di essere informatori della conoscenza, della verità, per fare in modo che ci sia la salute, innanzitutto, nella testa di chi ci governa e di chi usa questi prodotti, quindi di chi ci governa perché deve governarci bene, ma anche del consumatore, anche di chi va poi al mercato, anche del contadino che coltiva quelle terre che magari non sa che dopo 20 anni di fertilizzanti magari l'acqua che sta lì sotto non va più bere, poi il pozzo non è più usabile. Anche per doverci poi non stupire quando arrivano le statistiche e scopriamo che ormai alcune malattie come i tumori al pancreas, i tumori al fegato sono in crescita esponenziale, non è che non si sa perché, forse, come dicono alcuni scienziati, perché il 50% almeno delle cause deriva da quello che si mangia, da quello che si respira. Allora abbiamo una grande responsabilità da questo punto di vista, a volte di essere un po' più scienziati di prima, più conoscitori e più divulgatori. Qui allora si entra nel grande campo di che cosa dobbiamo fare in futuro perché questa materia entri sempre di più nei programmi televisivi, nei programmi radiofonici, entri nei giornali e non solo attraverso quelle pagine pubblicitarie che spesso vediamo nei giornali, che sono evidentemente pagine che hanno uno scopo pubblicitario e che quindi forse si può avere almeno sospetto, anzi, che non siano completamente obiettive, ma nelle pagine di divulgazione, dei siti internet. Oggi c'è troppa informazione per fare poca informazione. Siamo pieni di notizie che passano da Facebook e social network e che però non sono fatte da giornalisti, sono fatte da persone che vi rilanciano, giustamente, ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma il nostro ruolo è quello di controllare, di essere noi i controllori di quell'informazione, di verificare, di andare fino in fondo e di dire quella notizia è falsa anche se c'è su Facebook, quella notizia invece è importante e quindi va pubblicata. Questo è un compito enorme che abbiamo di fronte. Io lo ripeto spesso quando parlo con tutte le associazioni di categorie, guardate, vale per chi si occupa di cinema come per chi si occupa appunto di materie così importanti. Io però aggiungo che chi si occupa di materie così determinanti per la salute delle persone ha qualche responsabilità in più, cioè noi abbiamo qualche responsabilità in più. E quindi noi come federazione rispetto a questo abbiamo qualche attenzione in più a essere più presenti, a esserci più insieme per fare maggiore e migliore informazione, soprattutto per i giovani, perché i giovani che entrano in questa materia, a occuparsi di questa materia nei giornali e nei telegiornali, spesso non conoscono, non sanno cosa c'è alle spalle. Bravissimi magari a parlare due lingue, bravissimi a stare sul territorio e ad avere le conoscenze giuste nelle istituzioni, ma forse gli manca ancora quella capacità di poter leggere nella faccia di un coltivatore al mercato, al mattino nel mercato dei contadini, della Coldiretti, a leggere lì cosa c'è dietro quella fatica quotidiana. Ecco, anche questo fa parte secondo me di quei corsi di aggiornamento per i quali ci vorrebbero non uno ma 10 crediti formativi. Cioè la capacità di essere giornalisti guardando in faccia le persone, soprattutto su materie come questa, come quella dei suoli, del cibo, della fame e come il modo per soddisfarla.
Da qui l'ultima considerazione anche, l'importanza di questo ruolo che abbiamo tutti noi come giornalisti e soprattutto giornalisti che hanno a che fare con, appunto, con la vita sana, ha anche un altro aspetto, un aspetto etico che è molto importante per noi. Io lo ripeto sempre, quindi voi mi insegnate, lo insegnate voi che fate questo lavoro con questa specializzazione. Quanto è importante separare in questo lavoro la propaganda che spesso arriva dalle aziende, dalle industrie, penso moltissimo alle multinazionali, alla chimica, eccetera. Quanto è importante separare quello che comunque sono informazioni che dobbiamo vagliare dalla etica professionale di essere persone terze, sempre al di fuori da quella, da quel rischio di essere a contatto, diciamo, debitorio con chi in qualche modo ha bisogno di far veicolare una informazione. E quindi quanto è importante anche fare attenzione, anche qui ne parlavamo, accennavamo prima durante la pausa pranzo, fare attenzione alle convenzioni che facciamo con gli enti locali, quindi con la politica, fare attenzione a tutto ciò che ci arriva dalle aziende, alle sponsorizzazioni più o meno mascherate o più o meno evidenti. E quanto è importante in questo unire sempre il ruolo di essere guardiani della salute e della vita dei cittadini, quindi della democrazia in questo paese, perché poi la democrazia serve per vivere bene, per essere felici, come dice la Costituzione americana, e avere il lavoro, come dice la Costituzione italiana. Quanto è importante appunto essere guardiani di questi aspetti e dell'interesse dei cittadini e contemporaneamente essere divulgatori per conto dell'interesse pubblico, del bene comune. E quanto è importante ogni volta, essendo proprio del tema, no, dividere il grano dall'olio, cioè dividere le cose che ci arrivano, le informazioni che ci arrivano vere, da quelle che sono pilotate. Ora, me lo insegnate voi che fate questo lavoro, che fate costantemente questa separazione del grano dall'olio, ecco, voi mi insegnate che questo è il tema dell'informazione in generale. Lo ripeto, riguarda anche per chi si occupa di musica e di cinema, ma quanto è importante per chi si occupa invece di prodotti, di salute, di cose di cibo, di materie che vanno nell'organismo, di medicina, la vera medicina, poi quella che trattate voi, che trattiamo noi, insomma, con questa nostra attività professionale di tutti i giorni. La medicina è vivere bene e in salute. L'uomo è ciò che mangia. L'uomo è ciò che mangia, no? E quindi, quanto è importante sapere quello che si mangia, e quindi sta a noi saperlo descrivere sempre ogni volta. Scusate, non era retorica, non era neanche voglia di fare la predica a nessuno, però io lo ricordo sempre a me stesso, ogni volta, anche quando ho fatto dei servizi in passati per il mio telegiornale, in più occasioni andando a cercare quei prodotti, quelle cose, eccetera, saper sempre trovare la genuinità, e ce n'è tantissima nelle persone, io ho trovato tantissima genuinità nelle persone che sono appassionate di questi argomenti. Saperla trasmettere, credo come voi avete fatto finora, è una delle cose più belle di questo lavoro. Quindi vi auguro e ci auguriamo tutti insieme di continuare a farlo ancora per tanti e per tanti anni. Quindi grazie per il lavoro che fate.